Non c'è stato nulla da fare per la giovane volontaria Gaia Volpes. La 27enne è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale a Bagnolo San Vito nel Mantovano verso le 15 di ieri, 5 novembre. Per cause ancora in fase d'accertamento, il furgoncino sul quale viaggiava, un doblò del trasporto sanitario di Amica Emergenza Mantova, è uscito di strada lungo via Romana Nuova. Gaia era sul furgone insieme al collega 54enne che guidava il mezzo. La giovane era seduta accanto a una paziente di 71 anni che aveva appena finito la dialisi, quando improvvisamente il furgone ha sbandato ed è finito nel fosso a destra della carreggiata, strisciando per decine di metri per poi finire la corsa contro un albero. Gaia, che era seduta nel sedile posteriore, è morta sul colpo, mentre gli altri occupanti del mezzo sono rimasti feriti in maniera non grave.